Cioè, lui, sempre di Simone. Ciao, bellissimo. Ciao, guarda cosa ti ho portato, la mela. Aspetta, qua. Qua, Simone. Bravissimo. Poverino, con tutti quei ricetti. Questi pallini qua che là sopra sono piante. E mi dispiace un po', però io non posso farci niente. Cucciolo. Sembra primavera, è bello caldo, c'è il cielo azzurrissimo, i bimbi felici e io ho raccolto tantissimo aglio, ma guardate quanto è grande, vero bimbi? E se adesso cominciano le belle giornate, anche se in realtà ancora è presto perché siamo a gennaio, però se dovessero cominciare ad esserci delle belle giornate un po' più caldine, comincerà a spuntare un sacco di verdurine. Si vede la neve dietro di me mentre parlo di verdurine. E il sirene già ve l'ho detto che è spuntato, dopo ve lo faccio vedere. E io sono troppo contenta perché adoro le verdurine selvatiche. Non vedo l'ora di farmi le orecchiette con le cime di rapa selvatiche. Oh, ma è necessario tirare così? Loro sono matti. Ho trovato tantissimo sirene. Questo qua è questa piantina qua. Guardate quanto lì è tutto sirene. E ce n'è altro, ne ho già visto altro da un'altra parte. Il bottino di oggi. Tantissimo aglio, ma proprio grande, e un bel po' di timo, perché stamattina mio marito mi ha chiesto se stasera gli faccio i finocchi con le cipolle, e il timo ci sta tanto bene. Cioè, oggi è una giornata spettacolare, poi tra qualche giorno prenderò il sirene e ci farò una frittata. Ecco. Cookie! Bimbi! È il primo piano. Si sta bene davvero, sì. Sì, non è il luogo dove fare i matti perché siamo a bordo strada. Adesso andiamo. Non pisciatemi sul telefono! Adesso andiamo al parco. Va bene. Dobbiamo andare perché sono impazienti. Buongiorno, oggi non ve l'avevo ancora detto. Adesso noi facciamo merenda con questi muffin del Lidl che non piacciono a nessuno, ma io li adoro. Guardate i bimbi. Ma come siete carini, qua abbiamo il caos. Stiamo finalmente togliendo le decorazioni. Così facciamo un po' di spazio. Ho aperto le persiane qua perché il sole... No, non sono troppo bollente. Se no il sole non entra, ormai il sole è alto quindi non entra più diretto. Si può stare. Perché non si aprono? Oh, ho vinto io. Cacaosi, cioccolatosi, guardate qui che meraviglia. sembra un fungo. Tè alla pesca,
letto. Assaggiamo. Che in realtà so come sono, però potrebbero anche aver cambiato ricetta. Tu non te lo sei fatto te? Ah, buonissimi. Ma anche quelli che avevano messo nel reparto panetteria sfusi erano buoni. L'unica pecca è che le gocce di cioccolato erano solo sopra e all'interno avevano dei chicchi di semi, ma avevano anche dei chicchi, cos'era, farro, orzo, non mi ricordo. E vabbè, erano un po' gommosi, però erano buoni. Poi sono belli umidi, non sono secchi. Boh, adesso vorrei vedere il sushi dell'Aldi, perché l'Aldi, che qua purtroppo non c'è, hanno messo il sushi vegano già pronto, la vaschetta, come quello che si trova normalmente di pesce. E tutti hanno detto che fa schifo, l'hanno bocciato tutti. Voglio vedere, adesso sono curiosa, solamente che qua l'Aldi non c'è, vedremo se magari lo metteranno una volta che siamo dai miei. Lo provo, vediamo come la penso io, perché di solito quelle cose che gli altri bocciano a me piacciono tantissimo. Ma i miei gusti sono strani, a parte che a me piace tutto. Raramente una cosa non mi piace. Però vabbè. Vabbè, la cosa bella di oggi ve la dico già perché lo so già, è questa giornata stupenda che sembra primaverile. Vado a comprare la marea. Non ti strozzare con questo coraggio. Sembra primavera. E basta. Sono spuntando le prime verdurine. Ho visto, ho iniziato a vedere. E basta! I primi fiori. Ho visto che stanno spuntando, cioè sono spuntate le foglie delle orchidee selvatiche un po' tanto in anticipo, è tutto molto in anticipo quest'anno. E quindi oggi questa bella giornata calda. Ma tanto ho preso il sole perché mi sono sdraiata sul letto con la finestra spalancata, entrava il sole, ci siamo messi lì, io, Eddie e Cookie, a prendere il sole, si vede già. E la cosa bella di oggi è questa giornata bellissima. Adesso faccio merenda e dopo vi faccio vedere come faccio i finocchi. Eccomi qua. Allora, finocchi con la cipolla. In realtà forse l'abbiamo già fatta sull'altro canale. Mi sembra di sì. Però ve lo faccio rivedere. Allora, vi servono dei finocchi, delle cipolle. Io qua ho due finocchi piccoli. Questo è mezzo finocchio. E tre cipolle piccoline, vedete. Allora, cosa si fa? Si semplicemente si affettano le cipolle, non troppo sottili perché comunque si devono sentire. La quantità vedete voi tra finocchio e cipolla, quanto vi piace. Mamma faceva, se non sbaglio, un finocchio e una cipolla di quelle grandi, ora non ricordo, però dipende anche dalla grandezza dei vostri finocchi e delle vostre cipolle. Però è una ricetta semplicissima. Tenete conto che se mangiate questa cosa poi farete tanta pipì, ma veramente tanta pipì, perché sia i finocchi che le cipolle fanno fare la pipì. Fatti in questo modo insieme, dopo le feste, sono perfetti. Ora io li cuocerò sulla stufa, perché tanto presto ho la stufa accesa e quindi non verrà una rosolatura come si fa, come viene sul fornello, perché avrei dovuto mettere l'olio prima, però viene buono lo stesso. E ora i finocchi sempre a fettine. Normale, come quando li fate in insalata, ma non troppo sottili. Quelli interi, i pezzi, faccio così. Ok, mi raccomando, i gambi dei finocchi non buttateli. Io infatti li ho messi da parte
perché tra qualche giorno vi faccio vedere come usarli. E sono buoni, non si sprecano. In realtà avevamo fatto una video ricetta con tutti i cosi, però purtroppo si sono cancellati tutti i file e non l'abbiamo più rifatta perché non avevamo più quegli scarti lì, però adesso ve la rifaccio. Perché è veramente buonissima. È un piatto unico, sanissimo ed è perfetto per questo periodo che abbiamo mangiato magari un po' di più, sia questo che quell'altro con tutti gli scarti. Questo non è un piatto unico, questo è un contorno. Mentre quell'altro con gli scarti è un piatto unico. Sono le 10, sono KO. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Poi nei prossimi giorni, non so se l'ho già detto, forse sì, esco da sola, vado a cercare il sirene, così, perché con loro non è che si riesce. Me lo raccolgo, così ve lo faccio vedere, ma comunque ci sono. Nei video dell'anno scorso in primavera ve l'ho già fatto vedere il sirene, ma ve lo faccio rivedere lo stesso. E adesso io in più aggiungo il timo perché ci sta benissimo con i finocchi, l'ho raccolto poco fa. Siccome che una volta lavato è difficile togliere le foglioline perché si appiccicano, io semplicemente metto il rametto intero, così. E poi quando sarà cotto le foglioline si staccheranno da sole e mi tolgo il rametto senza le foglioline. Fa tutto da solo. Adesso metto olio, sale, donna mescolata, metto il coperchio e lascio cuocere piano piano. Semplicissimo. Adesso lo metto a cuocere e poi vi farò vedere come saranno da cotti. Allora, sono di nuovo qua perché ho deciso di fare un esperimento con l'aglio che ho preso, l'aglio selvatico. L'ho già pulito tutto per bene. Allora, cosa voglio fare? Allora, lo taglierò a pezzettini. Penso un centimetro, ok? La parte verde e anche la parte bianca a rondelle. Così. Lo taglio tutto così e poi ci do una sbollentata in acqua e aceto. Anzi, acqua, sale e aceto, magari così si sale anche un po'. E poi lo metto in un vasettino con l'olio. E ci metto anche il timo che mi è avanzato. Magari ci metto anche un po' di peperoncino, che dici? Ci metto anche un po' di peperoncino. Non è una vera e propria conserva, quindi adesso non sto neanche a fare la sterilizzazione del vasetto perché lo consumeremo in pochi giorni, così userò subito per cucinare, però è un esperimento che se viene bene si può fare con più quantità. Perché tanto qua di aglio selvatico è pieno, ne esce tantissimo. Quindi provare a conservarlo. Già l'avevamo provato, c'è un video su Imparare Vivendo, però non era venuto bene, avevamo provato, l'avevamo fatto prima grigliare, e poi l'avevamo messo nell'olio, ma non era venuto granché. Ci sarebbe magari bene anche la fogliolina di alloro, ma adesso non ce l'ho e non ho voglia di andare a prenderlo. Si può che io piango anche con l'aglio selvatico. Questo qua sì, perché sembra Sì, è tipo cipollotto, cipolla. mi brucia. Messo una chiappa sulla sedia, una fuori. Ok, ora metto l'aglio che ho tritato a bollire. Lo lascerò per qualche minuto, non so quanto, adesso poi vedo quando mi sembra che possa essere cotto lo scolo. Ok, allora ho fatto bollire l'aglio per una decina di minuti, l'ho scolato e lasciato un po' con la pasta. Adesso l'ho messo sullo Scottex così si asciuga e ora posso metterlo nel vasetto.
Ora, peperoncino che però devo tagliare. Metterò metà di questo. Lo metto intero così perché ho paura. No, dai, lo taglio a metà. No. Poi il timo lo piego. Qui tolgo un pezzo perché è troppo legnoso, metto tutto dentro così. L'alloro ci starebbe bene se ce l'avete. E ora metto il raglio. Ok, aglio messo, schiaccio un pochino così scende. E ora metto l'olio. Qua sentirete tin 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 dei soldi che se ne vanno. Io adesso lo metto fino al bordo, ma poi aspetto un po', come mi ha insegnato sua mamma, perché magari scende ancora un pochino. Che magari c'è, infatti fa le bollicine perché c'è qualche bolla d'aria, perché l'ho pressato l'aglio. Quindi adesso aspetto un attimino e poi lo aggiungo. Anche se non è detto che sia necessario, eh. Un pochino sì. Din 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 din. Ok, fatto. Guardate, ora questo vasetto ha l'etichetta, però guardate che bellino. Ora questo qua nei prossimi giorni lo useremo. Qua c'è il peperoncino. Non sto lì a farlo andare anche perché comunque non ho sterilizzato, non ho fatto tutta la procedura. Però, guardate che bello sotto. Qui c'è il peperoncino, il timo, l'aglio, no, proprio bello, mi sa di campagna. E niente, adesso lo metto in frigo e da domani lo proviamo e vediamo com'è. Penso che man mano che passeranno i giorni sarà sempre più buono. Adesso vi faccio vedere i finocchi perché hanno già, non manca molto. Comunque non devono cuocere tantissimo. Ok, vi faccio vedere i finocchi. Ok, vedete? Stanno rosolando adesso perché hanno rilasciato l'acqua e poi si è asciugata. Adesso ne aggiungo un po' perché ancora devono cuocere. Vedete il timo? Tutti questi puntini qua sono le foglioline di timo. Vedete, il rametto che ormai è praticamente spoglio. Lo lascio ancora un po', quando sarà senza foglioline lo tolgo. Adesso aggiungo un goccio d'acqua. E li lascio cuocere ancora un po' perché ancora devono andare un po', ma sono più o meno a metà cottura così. Faccio vedere i finocchi che sono pronti, vedete? Sono belli morbidi, io li lascio ancora un pochino perché c'è un po' di brodino. Però giusto il tempo che si asciuga e poi li cuocio. Penso che in un'oretta neanche si facciano. Allora, abbiamo tolto l'albero ed è molto triste. Ho messo lo stendino perché ho di nuovo tantissima roba da lavare e su non asciuga, rimasto periodo e su non asciuga. Quest'anno è arrivato più tardi, ma perché ha fatto caldo. E quindi ho messo lo stendino qua, però lo stendino è triste. A parte che le lucine della libreria, quelle le lascio, perché tanto adesso le lucine si usano e io le tengo. Ma ho deciso di decorare lo stendino. Così. Così è meno triste. Ci metto le lucine. Queste qua sono molto belle, le avevo prese al Lidl. E vediamo come fare. Metterò il filo davanti che tanto uso per le mollette e ci metto una molletta magari e lo attorciglio. Ok, ecco,
carino così, no? Ci metto anche una fotina se riesco. Stendino decorato, c'è la fatina e le lucine. Spegniamo la luce. Così non sarà triste lo stendino. Certo, ho un filo in meno per stendere. Però dai, vabbè, almeno non siamo tristi. Attenti, bimbi, perché vi decoro pure a voi. Vabbè, dai. Adesso è arrivato il momento di salutarvi, così posso montare il video e pubblicarlo perché deve uscire stasera. C'è? Adesso non so, no, penso che sia ora di pappa. Basta! Nei prossimi giorni vedrete il sirene. Basta! Il sirene perché andrò a raccoglierlo, non vedo l'ora di farci una buonissima frittata, Eddie. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!